Conoscete il Danubio? Oltre ad essere un fiume, è anche una golosa ricetta nata in Campania. Si tratta di una composizione di palline di pan brioche che possono essere farcite con ingredienti dolci per una colazione da urlo, oppure salati per un antipasto alternativo. Oggi vorrei proporvi la versione salata, integrale e salutista. Vi anticipo, ragazzi, che questa non è la ricetta classica del Danubio, perché come al solito io la stravolgo per ridurre grassi e calorie. Prima cosa da fare, il lievitino per dare una bella spinta al nostro impasto. Quindi ho pesato 100 g di farina semi integrale, però potete scegliere anche tutta farina integrale oppure metà integrale e metà manitoba. 100 ml di acqua, qui sciogliamo il lievito di birra fresco. Aggiungiamo un cucchiaino di zucchero di canna per attivare i lieviti. Con una spatolina mescoliamo bene. E poi uniamo il liquido alla farina, versiamo, mescoliamo fino a formare una pastella, dopodiché copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare in un ambiente tiepido per circa mezz'oretta, fino a quando il lievitino sarà bello gonfio e soffice. Il lievitino l'avevo già preparato, eccolo qui, vedete, lievitazione perfetta. Ora ci dedichiamo alla preparazione dell'impasto principale, quindi qui ho raccolto la rimanente farina semi integrale. Aggiungiamo il rosmarino tritato per dare profumo. Al centro uniamo il nostro lievitino. Uniamo l'olio extravergine d'oliva. Aggiungiamo tanta acqua tiepida sempre, quanto basta, fino ad ottenere un impasto lavorabile con le mani e non appiccicoso, però finché l'impasto raggiunge la consistenza ideale possiamo unire, lontano dal diretto contatto con il lievito, il sale. Impastiamo a lungo con le mani. Abbiamo così ottenuto questa consistenza, vedete? Perfetta. Riponiamo l'impasto all'interno di una ciotola, copriamo sempre con pellicola trasparente e lasciamo lievitare anche per 3 ore questa volta. Ovviamente, avendo utilizzato una farina comunque ricca di fibra, non sarà una lievitazione enorme come quella che si potrebbe invece ottenere utilizzando la farina manitoba. Finché l'impasto lievita, ci dedichiamo al ripieno. All'interno di un frullatore raccogliamo gli spinaci che ho già cotto. Li ho semplicemente cotti a vapore, li ho strizzati bene e, visto che voglio realizzare una ricetta vegan, frulliamo con del tofu. Abbiamo ottenuto questa consistenza, il nostro ripieno. Mettiamo momentaneamente da parte e vi faccio vedere il risultato finale della seconda lievitazione. Quindi l'impasto è bello gonfio, morbido, soffice, non enorme, perché ovviamente, come vi ho detto prima, c'è molta fibra. Ora, cosa dobbiamo fare? Togliamo l'impasto senza lavorarlo ancora. Tagliamo ora l'impasto in porzioni dal peso di circa 40 grammi l'uno, quindi magari munitevi di bilancina e così pesiamo perfettamente le nostre parti di impasto. Abbiamo ottenuto i nostri pezzettini, adesso cosa dobbiamo fare? Praticamente il principio è quello di realizzare dei panini ripieni, quindi prendiamo il nostro pezzettino, lo apriamo con le mani oppure con il matterello se volete, però secondo me potete tranquillamente usare le mani così. Mettiamo su una mano, farciamo con un cucchiaino di questa crema di spinaci e poi, indovinate, chiudiamo a fagottino, così. Ora sistemiamo su una placca che ho già foderato con carta forno, oppure potete pennellare le pareti con un po' di farina, diametro 28 cm. Mettiamo tutte le palline una accanto all'altra, anche se non appiccicate, quindi cerchiamo di lasciare un po' di spazio tra l'una e l'altra. Bene, abbiamo farcito tutte le palline, adesso dobbiamo lasciarli lievitare per l'ultima volta per circa un paio d'ore, vi consiglio sempre in un ambiente tiepido, fino a quando il pane riempie tutta la teglia. Come vi dicevo, il pane, il Danubio, ha riempito la teglia, guardate che bello, eh? Adesso faccio una modifica che
non ho mai visto nelle classiche ricette del Danubio salato, ovvero ricopro la superficie con un po' di sugo di pomodoro. Questo potete farlo, come no, insomma, sta un po' ai vostri gusti. Ora inforniamo, vi consiglio 200 gradi statico oppure 180 gradi ventilato per circa 25 minuti. Guardate che bello questo Danubio rivisitato in chiave vegan e salutista, possiamo dire anche così, no? Allora, vi faccio vedere, visto che non voglio rompere il tutto, la composizione, cerchiamo, ecco qua. Quindi, lo scopo è quello di mangiare la torta salata a palline, staccandone una per volta. Guardate l'interno com'è, con la super farcitura golosa. Adesso con questo non mi resta che augurarvi un buon appetito e questa torta salata è perfetta per i buffet di ogni occasione. Provatela e sappiatemi dire. Buon appetito!